cazzo. Benvenuti alla fine di Passione Remoto. Adesso ciao. Beh, e noi la seguiamo. Arrivando allo stand del Club Tenera Italia, come farebbe un normale visitatore? E come farebbe un normale visitatore, ci troviamo di fronte non moto, ma un camion. Un camioncino però da 130 quintali che si è pappato un po' di gare, vincendone un certo numero, tra cui tre Parigi-Dakar. Questa è la bestia. Questa è la bestia, non ci sta nemmeno tutta nell'inquadratura. Ma qui cominciano le due ruote. Cominciamo da questo World Crosser nuovo di Pallino per ritornare indietro nel tempo a questo Teneré che si è fatto la Parigi-Dakar con il pilota Marinoni, Parigi-Dakar dell'85. Rapidamente passiamo alla Special col motore 900 di Giampiero Pagliocchini e proseguendo il viaggio nello stand diamo un'occhiata al 660 di Mattia che è tornato niente meno che dall'Uzbekistan. Ecco un po' del nostro stand, della parte ricreativa. E siamo a dare un'occhiata d'infilata a tutte le varie moto. Un TT che ha vinto il Faraoni nell'85 nella categoria over 45. La moto di Franco Picco alla Dakar di quest'anno 2013. Un VR due ruote motrici, sempre portata da Franco Picco, e un'altra moto della Dakar di quest'anno con quella del pilota Sabatucci. Qui abbiamo un 660 in versione marathon. E qui la moto di Giovanni Ulliana, pronta per un'altra gara. Attenzione, prego. Ma si informa che si eccoci qui, un altro. Ecco qui un altro mezzo per noi poco convenzionale. Ma è il camion di un amico, anche lui possessore di un Super Teneré, che porta i nostri colori in questa fiera. E contribuisce a dare quell'atmosfera che volevamo ricreare di avventura, di gara nel deserto. Gara nel deserto di cui la Dakar è sicuramente un emblema. E qui abbiamo una moto che ha fatto la Dakar dell'84 con il pilota Balestrieri e che è praticamente rimasta in un garage da quando è tornato dalla gara fino a ieri, fino a questa fiera. Quindi poche persone, solo i visitatori di questa fiera l'hanno potuta ammirare.
E qui cominciamo con le special. Con le cose? La special di Levante, di Cesare. La special di Maci, Massimiliano. Un super col motore 850 del pilota Savini, che ha partecipato alla Dakar del 2001. Una special su base 1002 portata da Chris. C'è qualche problema o qualche fissa? Di nuovo la parte ricreativa. Purtroppo ce l'aveva un po' di amici. Ce l'aveva un amico con me. E qui siamo ancora alle cose interessanti. La moto, il 1002 con cui Davide Biga ha fatto il giro del mondo. E qui invece abbiamo una replica dell'XT500 con cui ha corso Jean-Claude Olivier. Scomparso recentemente. La moto del nostro amico Mamo. Tutto serbatoio, si potrebbe dire. E poi il 34L di Ezio. Quindi passiamo dalla versione bianca e rossa a quella celeste e nera. E finiamo con questa cosa luccicante che è il 34L di Danilo. Ecco, abbiamo finito il giro, siamo tornati al Perlini dell'inizio, ma chissà che non si riesca a fare una ripresa d'insieme. Sarebbe bello. Ecco qui, guardate cosa c'è dentro. Praticamente tutto motore. E qui tutto lo stand di infilata. Arrivederci alla prossima fiera. Attenzione.